l'unico cristallo sul pianeta in grado di assorbire l'energia oscura. E la Madonna, ma chi te l'ha dato, Thanos? Uè, oggi continuiamo la nostra spericolata avventura nel magico mondo della medicina alternativa. Viaggio cominciato qualche settimana fa con un video dedicato alla ingegneria segreta che non ci radicono, che se vi siete persi recuperatevelo, ve lo linko qui sopra e in descrizione. Se vi piace la serie, iscrivetevi così non vi perderete le prossime puntate. Senza ulteriori indugi, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con qualche consiglio per la risoluzione dei problemi che ogni giorno l'uomo comune si trova a dover affrontare. Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente se esiste uno strumento per dissipare / neutralizzare le scie chimiche. Troppo brusco così, 1, 2, 3, bam, subito scie chimiche, dai così, via il dente, via il dolore, cominciamo subito col botto. Io ho usato un semplicissimo produttore di ozono a 25 grammi e ho avuto un ottimo risultato. L'ho comprato su eBay. Sì, non mi sembra possano esistere delle controindicazioni. Non viaggiare più in aereo sicuramente può aiutare la causa e anche tutelare i piloti. Naturalmente, perché le scie chimiche le distribuiscono con i voli Ryanair. Ecco come fanno a mantenere i prezzi così bassi. Gli danno la mancia ai poteri forti. Ci vorrebbe uno specchio di Archimede per fermarli. Ce li vedo lì con gli specchietti a cercare di accecare i piloti. Ma scusa, ma a sto punto fai le cose fatte bene. Pigliati un cazzo di lanciarazzi, fatti mandare dalla NATO uno Stinger e risolvi il problema alla radice. Sì, certo, si chiama Crystal Buster. Vedi la costruzione su YouTube, io ce l'ho in giardino dal 2011. Ma certo, il Crystal Buster, che non è una fusione tra il Crystal Ball e i Ghostbusters, ma un bellissimo palo di metallo alto 1,5 metri da piantare in giardino, che non solo tiene lontane le scie chimiche, ma all'occorrenza puoi anche infilarti nel culo. Avviare il Crystal Buster è semplicissimo. Quando lo hai posizionato, lo annaffi con 30 litri d'acqua, inizia a tirare una leggera brezza e le nuvole iniziano, dopo circa 20 minuti, a dilatarsi nel cielo e a spostarsi da un'altra parte. Per cui se un bel giorno passeggiando doveste notare i vostri vicini ad innaffiare un palo di metallo alto 1,5 metri, non preoccupatevi, non sono impazziti, stanno semplicemente avviando il loro Crystal Buster. Oppure delle piramidi orgoniche. Delle cosa? La piramide energetica è uno strumento molto antico capace di sviluppare le capacità ed troppa energia, non ce l'ha fatta. Mi spieghi le proprietà, grazie? Buongiorno, è uno strumento di pulizia energetica degli ambienti. Per essere più tecnica nel raccontarti cos'è un orgone, ho condiviso una spiegazione che va più nel dettaglio. Buona giornata. Grazie mille, una spiegazione molto dettagliata. Ma dettagliata di che ti ha supercazzolato? Buon pomeriggio, avete conoscenza di un modo per annullare o rendere meno dannose le onde elettromagnetiche provenienti da antenne 5G? Ne hanno installate in prossimità di scuole e abitazioni, grazie. Altro grande classico, l'immancabile 5G. Scopriamo come difenderci. Sarà un caso. Il sistema più sbrigativo è abbattere l'antenna. Rimedio all'antica, coperta ai raggi infrarossi. Rimedio più moderno, che sembra tipo un'arma proveniente da qualche cartone giapponese anni 80 coi robottoni. Oppure gabbia di Faraday. Che ci sta, rendiamo le nostre case delle Elimination Chamber della WWE. I raggi 5G sono stati studiati per essere noi le antenne, con il 95% di acqua nel nostro corpo. Cazzo, siamo delle meduse? Aumentata la potenza del grafene, che troviamo dappertutto, l'unica soluzione è acqua. Isolare con pareti di acqua è difficile, lo so, ma vi dico uno studio che ho approfondito. Poi c'è anche sostanze specifiche che si possono assumere per contrastare l'effetto del 5G, che sarebbe di fatto l'alterare la velocità dei globuli rossi per far sì che non riescano a prendere le 4 molecole di ossigeno, diventando così di tipo T. Quindi, rimedio numero 1, allenate i vostri globuli rossi per farli diventare velocissimi. Rimedio numero 2, pareti d'acqua, che ci sta. Poi, boccaglio, arpione, si va a catturare pure qualche triglia nel weekend, già che ci siamo. Ma non tutti sono d'accordo, eh sì, ma ragazzi, Montagnier ha vinto il premio Nobel perché ha dimostrato che l'acqua ha memoria ed è in grado di ricostruire a migliaia di chilometri un DNA con le onde radio. Si trova la ricerca su internet, approfondite! Raga, se non sapete le cose, state zitti almeno, e studiate. Sono radioestesista e un amico ha fatto degli strumenti che le armonizza. Li uso da anni e mi testo anche con la biorisonanza.
Ah, la rubrica l'ha fatto a mio cugino carpentiere mi mancava. Vediamo quali mirabolanti invenzioni ci offre questo. Abbiamo questo splendido braccialetto in silicone rubato fuori dal cocoricò a soli 45 euro, un autentico flacone in vetro con pipetta con il quale dosare la metanfetamina di cui va necessariamente ghiotto l'acquirente medio che paga per questi oggetti, e per concludere in bellezza un bellissimo vaso utilizzabile all'occorrenza anche come porta dadi per giocare a Perudo con gli amici a soli 360 euro. Cosa aspetti? Non lasciarteli sfuggire! E non lasciarti sfuggire neanche Cascina Speranza, il mio primo libro. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere un governo populista? Link in descrizione. Nel tuo piccolo ti puoi proteggere con della sciungite. La metti sopra i mobili in casa, assorbe l'inquinamento onde radio in casa. Ed è grazie a questo commento che sono entrato nel magico mondo della cristalloterapia, dove ogni male può essere curato coi sassi. L'unico cristallo sul pianeta in grado di assorbire l'energia oscura. E la Madonna, ma chi te l'ha dato, Thanos? Chi aiuta il pianeta a rimanere allineato ai suoi tempismi, a mio avviso, necessita di un quarzo lemuriano. Basta averne uno tra le mani per comprenderne il potere. Il potere. Il potere, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe portare a conseguenze terribili. Certe cose vanno maneggiate solo con cura dagli studiosi, dai professionisti. L'altro giorno in studio da me, durante una consulenza, ho percepito la sofferenza e la ferita dell'abbandono della mia cliente dopo la separazione dal marito. Una sofferenza che con il passare del tempo l'ha portata ad avere seri problemi cardiaci. Le ho proposto un trattamento di cristalloterapia specifico per il suo disturbo. Ed ecco qua i cristalli che ho usato, con notevole sollievo e leggerezza alla fine del trattamento. Ma se proprio volete darvi al fai da te, chiedete sempre consiglio agli esperti. Buongiorno a tutti. Come purificare ed energizzare una bacchetta in selenite? Domanda scritta probabilmente da Voldemort, il signore oscuro. Comunque, non ti preoccupare, ti aiuto io. Come programmare un cristallo? 1. Entra in uno stato di rilassamento. 2. Prendi il tuo cristallo tra le mani ed osserva le sensazioni che ti trasmette. 3. Visualizza chiaramente il tuo desiderio. 4. Con amore, chiedi al tuo cristallo di aiutarti a realizzare la tua intenzione. E qui, solo perché sono un signore, eviterò di fare battute sulla forma di quel cristallo. La cristalloterapia ha svariate applicazioni, tra cui ad esempio la pulizia e la depurazione dell'acqua. Salve gruppo, domanda! Quanto tempo devo mettere in acqua per scaricare le pietre che servono per energizzante l'acqua da bere? Mi sono state regalate ma non so il procedimento, grazie per chi mi spiega. Questa notte metti la caraffa di vetro piena d'acqua fuori alla luna piena. Poi, man mano che la bevi e rimane un quarto, la riempi e si riprogramma. Fai così fino alla prossima luna piena. Sì, mi pare che abbia fatto lo stesso Bugs Bunny in Space Jam. Comunque, in caso non abbiate tempo per eseguire queste complicate procedure o non ci sia la luna piena, non vi preoccupate, potete semplicemente acquistare qualche catalizzatore che elimini per voi le forze oscure presenti nelle vostre tubature. Ciao a tutti, ho comprato una sorta di sottobicchiere di selenite con sopra inciso il fiore della vita. Ho iniziato ad appoggiarci sopra una bottiglia d'acqua, per il momento purtroppo ancora di quelle comprate in bottiglie di plastica, in attesa di scegliere il giusto filtro per il rubinetto. Mi sembra però più fresca. Potrebbe essere l'effetto del simbolo sacro che ha in qualche modo agito? Sì, potrebbe essere, oppure potrebbe averti fatto uno scherzo tuo marito mettendola in frigo. Comunque, in caso non ti basti, potresti anche optare per l'acquisto di un prodotto ancora più miracoloso. L'acqua addizionata. Ma che acqua beviamo? Acqua morta! Tutta l'acqua che abbiamo a disposizione, imbottigliata, bottiglie di plastica o vetro, fornita dal rubinetto, dalle casette pubbliche, filtrata o depurata, è da considerarsi acqua morta. Lo stoccaggio, i percorsi e la pressione nelle tubazioni, la vicinanza a tubi del gas, elettrici, acque nere, emettono frequenze e quindi informazioni che danneggiano l'acqua, così come gli apparecchi con filtri a trattenimento che la impoveriscono dei minerali più importanti. La soluzione? L'acqua rivitalizzata! Il processo di rivitalizzazione dell'acqua, per poterla rendere nuovamente strutturata e quindi viva, consiste nel sottoporla ad un potente biocampo magnetico e ad una vorticazione elicoidale. Dopo questo processo, l'acqua risulta strutturata, quindi viva. E se l'acqua rivitalizzata dovesse sembrarvi, per qualche motivo,
pelino fuffosa, non vi preoccupate perché abbiamo anche altri prodotti per voi, come l'acqua ozonizzata. Ce ne sono svariati brand che alla modica cifra di circa 30-40 euro per 6 bottiglie vi permettono di ottenere tantissimi benefici. Ad esempio, rivitalizzare le cellule della pelle, esaltare il gusto delle pietanze, ridurre la sonnolenza, il mal di testa, la stress, velocizzare lo smaltimento dell'alcol, migliorare le prestazioni lavorative. E tutto questo senza alcuna controindicazione e potendola consumare sempre durante i pasti, prima di un allenamento, prima o dopo uno sforzo fisico, ogni volta che hai sete. E lo sai perché non ha controindicazioni? Perché è fottutissima acqua! Basta, non ce la posso fare, perché continuo a farmi male guardando queste cose? Raga, datemi un po' di energia voi, per favore. Luce immensa di guarigione. E questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un piace, condividere il video, scrivere un commento. Ci vediamo la prossima volta con la terza parte. Ce n'è di roba da dire, potremmo andare avanti per 2 mesi. Che ne so, reichisti, medicina vibrazionale, omeopatia, talismani vari. Alla prossima!